facile perché in questo momento abbiamo 170.000 disoccupati in Veneto. Avete visto questo signore che era qua prima e parlava di disoccupazione, parlava di uno sfratto esecutivo, di figli a casa, per cui mi spiace che non ci sia più, la pubblicità la faccio io di quello che lui voleva dire. Gli ho offerto il microfono, ma non voleva parlare. Fatalità non è Di Maleno comunque. È un è stato mandato da chi non conoscesse Tony Zardo d'Arcade. Che per l'occasione stasera si è messo la prima roba che ha trovato nel normale, cioè tutto verde. Fate vedere il diamante, ti fai vedere che ti ha trovato la prima roba che ti ha messo sul normale. Adesso per tutta la sera testa poi non te la sento più a bocca. Momento, salutiamo Gerolimetto Nazareno che ha un impegno a questa stampa. E anche un saluto, un super applauso alla storia della Lega, Giampaolo Gobbo. Grazie Paolo. Dicevo, non è un momento facile, 170.000 disoccupati, noi usciamo, o meglio affrontiamo questa crisi in questo momento con una performance sulla disoccupazione che è la migliore d'Italia. Sembra strano, ma noi chiudiamo quest'anno con il 6,7% di disoccupati e siamo seguiti a ruota dall'Emilia Romagna con 7,3% e poi questo 13,4% nazionale. Ma vi dico questo perché sono solo alcuni degli elementi di questa crisi. Quindi noi abbiamo messo in piedi questa squadra e un programma per affrontare i prossimi anni del Veneto, partendo dal presupposto che solo i pessimisti non fanno fortuna, cioè non è che noi vogliamo celebrare il funerale del Veneto, ma vogliamo investire affinché il Veneto esca definitivamente da questa crisi. Lo facciamo con donne e uomini che hanno le palle, hanno i fondamentali per affrontare questa avventura, che non sarà un'avventura facile. Ma vedete, temi ne abbiamo tanti, con loro ne abbiamo discusso, adesso per fine settimana sarà pubblicato anche il programma che abbiamo già pronto da settimane, ma lo facciamo per tutta una serie di visioni strategiche, non pubblicarlo subito. Però abbiamo già iniziato ieri, ad esempio, col primo capitolo. Beh, innanzitutto io mi metto nei panni di chi è qui stasera, magari è venuto e noi speriamo siano molti, che non è magari nostro sostenitore, che non è nostro militante, magari non è un nostro simpatizzante o nostra simpatizzante, e dice, beh, eccolo lì, vedi che ce n'è uno, benvenuto. Grazie. Che viene qui durante la serata e dice, vado a farmi un'idea, no? Giustamente uno dice, vado a farmi un'idea, sento cosa hanno di nuovo questi qua da dire rispetto all'offerta che c'è in giro e soprattutto se hanno una dimensione della differenza che creano nel scegliere loro, no? Ci uno può dire, ma alla fin fine fanno tutti gli stessi discorsi, tutti uguali. No, non è proprio così. Ad esempio noi abbiamo una posizione sui profughi che è chiara, noi abbiamo detto di no e continuiamo a dire di no sui profughi. Ma lo spieghiamo anche in maniera compiuta, lo vedrete poi nelle carte che diffondiamo. Sapete, noi siamo davanti a un problema innanzitutto che è quello dei profughi, che questo governo definisce è un problema acuto, no? Qualcuno ha detto c'è un problema che non pensavamo di affrontare. Beh, ormai sono anni che ogni anno ciclicamente in primavera ed estate abbiamo il picco degli sbarchi. Abbiamo chiuso il 2014 con 170.000 profughi. Il ministro Alfano giovedì sera, io sono andato all'incontro, ero l'unico presidente di regione presente, sono andato all'incontro a Roma e ci ha detto che di quei 170.000 solo un terzo ha avuto riconoscimento di rifugiato politico, quindi di profugo, lo status di persona che scappa dalla fame e dalla guerra. Il che vuol dire che due terzi, circa 120.000, in teoria dovrebbero essere rimpatriati. Allora, la regione del Veneto è l'unica che ha detto, e dirà anche per il futuro, di no, perché noi abbiamo già dato. Se non lo sapete, noi abbiamo 514.000 immigrati in Veneto, che più o meno hanno tutti avviato un progetto di integrazione e che in questo momento dei quali 42.000 sono senza lavoro. Allora noi definiamo e consideriamo ipocriti tutti coloro, quelli che vengono a dirci che l'ospitalità significa dar vita a una tendopoli,
mandare questa gente nelle discariche a cielo aperto che sono le caserme abbandonate del Sussolo, del Pantegrane, e sono lì da anni, e noi diciamo di no, dicono che siamo razzisti, bene, siamo razzisti. Questo è un elemento per cominciare a fare la scelta, se ci volete scegliere, perché noi non condividiamo la filosofia che hanno gli altri, noi non facciamo il distinguo, diciamo che vanno aiutati a casa loro, diciamo che ci sono gli strumenti per aiutarli a casa loro. Dicevamo già da qualche anno, creiamo i campi profughi, la prima accoglienza in Libia. Ci hanno detto che la Libia è in un contesto di guerra civile. Bene, ci dovrebbero spiegare per quale motivo hanno realizzato sempre gli italiani i campi di prima accoglienza in Afghanistan, che non mi sembra che sia la patria della democrazia, in Libano, ed hanno dato aiuto a tutti quei profughi che comunque anche in quei territori ci sono. Avevamo proposto di bombardare i barconi ormeggiati nei porti della Libia. Ci hanno detto che era un'utopia, che era roba da gente fuori di testa. Oggi Renzi ci dice che il bombardamento di barconi era novità del secolo. Oggi Renzi ci dice che l'intervento programmato dell'ONU per realizzare campi profughi è l'assoluta novità. La verità è che siamo davanti a un governo che ha governato, ha presieduto l'Europa per 6 mesi, fino al 13 gennaio di quest'anno, e dei 6 mesi di presidenza europea non è rimasto nulla. Quindi sul tema dei profughi, dell'immigrazione, noi siamo per delle regole molto chiare: se vieni qua rispetti la nostra legge, se vieni qua ti comporti bene, altrimenti vai a casa. Non abbiamo altro da aggiungere su questi temi. E diciamo anche che con 170.000 disoccupati, tra i quali 42.000 sono immigrati, diciamo anche che se c'è un posto di lavoro libero, prima viene dato ai nostri cittadini e poi a quello della raccomandata. Sempre la filosofia che sposiamo è quella di portare questo concetto nelle amministrazioni e anche di dire che noi l'immigrazione la conosciamo, perché non so se lo sapete, abbiamo 5 milioni di veneti in Veneto e abbiamo più oriundi veneti fuori dal Veneto che in Veneto. Ma noi non siamo andati a riempire le galere in giro per il mondo, non siamo conosciuti come una comunità di delinquenti dediti al malaffare. Quindi non ci vengano a spiegare come si fa la buona immigrazione. Chiaro, questo deve essere chiaro a tutti. Con questo principio nella nostra amministrazione abbiamo portato e portiamo i punteggi per le case popolari prima i veneti, i buoni scuola prima per i veneti e tutta una serie di attività che noi vogliamo dedicare ai nostri cittadini. Se un cittadino vive nel nostro territorio, bianco, rosso, arancione che sia, si è integrato, ha comunque un progetto di vita qua, si comporta bene, rispetta le leggi, è giusto che abbia dei servizi, altrimenti no. Noi pensiamo che tutto il resto sia ipocrisia, però se sono morte 700 persone con l'ultimo naufragio in mare, ma vi ricordo che un anno prima erano morte a 300 sempre con un naufragio in mare. E vi ricordo che il bilancio di Mare Nostrum del 2014 è di 3.600 persone morte in mare. Allora noi non vogliamo essere partecipi a questo sterminio. E vi ricordo anche che questo governo ha sostenuto e sta sostenendo questo traffico, indirettamente lo fa, perché ogni barcone vale una milionata di euro per gli scafisti. Quel barcone che ha affondato valeva una milionata di euro, qualcuno ha guadagnato sulle morti di quelle persone, tra i quali anche bimbi. Detto questo, ci dicono i nostri competitors, come si direbbe, no? Coloro che dicono che la regione deve essere amministrata da loro, che non è vero quello che diciamo noi, che c'è un bollettino di guerra quotidiano. Voi sapete che io tutte le mattine mando un comunicato facendo la lista dei furti, delle rapine, delle aggressioni e di tutte le porcherie che accadono in Veneto, perché c'è uno, legge il Gazzettino, il Conegliano, non sa che nel giornale di Vicenza c'è una storia di una rapina, piuttosto che nell'arena di Verona c'è un'altra aggressione. Io tutte le mattine faccio fare un resoconto e lo mando a tutti. Dicono che questo è alimentare preoccupazione tra i cittadini. Mi hanno detto in TV che la criminalità è diminuita, io invece dico che c'è un bollettino di guerra. Dico che non siamo abituati a distinguere i criminali tra microcriminali e macrocriminali, per noi sono solo delinquenti, lo possiamo dire? Possiamo dire che i delinquenti sono delinquenti. Allora, anche qui, ci distinguiamo perché vogliamo che il rigore e la legalità diventi realtà, perché non accettiamo che quello che è accaduto a una signora di Treviso, non so se avete letto i fatti di cronaca,
una signora di 85 anni che viene inseguita, dopo la mezzogiorno all'uscita dal supermercato, va in casa, a casa sua, viene inseguita da una o due persone, non ho ben capito, viene picchiata selvaggiamente, finisce in ospedale e le spezzano anche le dita per togliere gli anelli. Allora, se secondo voi questi sono microcriminali, hanno avuto un'infanzia difficile, vanno portati dallo psicologo, noi diciamo che per noi vanno semplicemente sbattuti in galera. Qualcuno potrebbe dire, ma cosa c'entrate voi con l'ordine pubblico? Il testo unico di pubblica sicurezza dice che noi non abbiamo competenze. Però il problema è che ci tocca occuparci di questi fatti. Ci tocca occuparci perché vediamo che comunque le forze di polizia sono sempre sotto organico, vediamo che ormai c'è il problema anche di fare il pieno nelle auto per fare il controllo dei territori, sappiamo che in una provincia come questa magari abbiamo una macchina, forse due di notte, di radiomobile che controllano il territorio, sentiamo le intercettazioni degli immigrati tipo gli albanesi che si dicono al telefono vieni in Italia che lì non c'è nessun problema, sappiamo che nonostante i proclami in questo paese per andare in galera bisogna mettersi d'impegno. A voi risulta questo che bisogna mettersi d'impegno per andare in galera? Allora, noi abbiamo due soluzioni, sono a costo zero, siccome manca il biscay, ce ne abbiamo due, sono a costo zero. Ci dicono che manca personale, abbiamo 15.000 uomini dell'esercito, militari nel nord-est, che sono nelle caserme in attesa di una guerra che non verrà. Mandiamoli in strada a controllare assieme alle forze di polizia. I nostri quartieri, le nostre zone residenziali, le nostre zone industriali, facciamo in modo che siano coordinati dal tavolo provinciale dell'ordine pubblico, ma di avere uomini sul territorio. Voi sapete come si fanno le rapine, si dà fuoco a un bancomat a Resana e nel frattempo i tuoi compari rubano a Conegliano, la macchina che c'è va a Resana a controllare cosa è accaduto e nel frattempo a Conegliano tutti fanno mambasa, fanno quello che vogliono. Quindi gli uomini ci sono, mettiamoli sul territorio. E poi scusate, l'altra azione a costo zero che darebbe anche rispetto e dignità alle forze di polizia. Non possiamo vedere i poliziotti che arrestano i delinquenti e al mattino gli danno una stretta di mano, gli offrono il caffè e si scusano anche per averli disturbati una notte, magari per identificarli. Bisogna inasprire le pene.